Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con Stella per farvi vedere come pulire le orecchie ad un cane. Tendenzialmente tutti i cani con le orecchie pendenti come i Beagle sono predisposti ad accumulare cerume nel padiglione auricolare e per questo motivo è bene controllare spesso se è necessario fare una pulizia delle orecchie. Io ad esempio settimanalmente faccio un controllo a tutti i miei Beagle per vedere se è necessaria questa pulizia. Voi potete fare dei controlli dal veterinario per farvi consigliare ogni quanto pulire le orecchie. Sarà sempre il vostro veterinario a consigliarvi anche quale prodotto utilizzare, qual è la soluzione più adatta al vostro cane. Allora, vediamo un attimo cosa ci serve. Ci servono dei guanti usa e getta, delle garze e un prodotto che vi ha consigliato il veterinario, una soluzione per pulire appunto le orecchie. Allora, come potete vedere, le orecchie sono un pochino sporche, quindi è proprio ora di fare questa pulizia. Non so se ora si vede bene. Mettiamo delle gocce. Ok, una volta messe le gocce bisognerà tirare l'orecchio verso l'alto e fare un massaggio in questo modo. Così la soluzione scenderà all'interno e andrà ad ammorbidire il cerume. Dopo una trentina di secondi abbiamo finito e possiamo passare al prossimo orecchio senza far sgrullare ancora questo orecchio, la testa al cane. Mettiamo anche qui delle gocce. Alziamo l'orecchio e massaggiamo. Ok, una volta che abbiamo finito anche con questo orecchio, teniamo solo qualche secondo la testa del cane ancora ferma, in modo che la soluzione agisca per bene, e poi lo lasciamo libero di sgrullarsi. In questo modo il cerume che si è ammorbidito tenderà ad uscire. Ora il passaggio successivo è pulire la parte esterna dell'orecchio, quindi con una garza. Puliamo per bene e come potete vedere esce fuori il cerume. Cambiamo garza. Si continua così finché non esce più sporco. Ok, adesso possiamo passare all'altro orecchio e cambiando garza, mi raccomando, utilizzate sempre una garza pulita quando cambiate orecchio. Continuiamo a pulire. Questa operazione chiaramente può dare un po' di fastidio al cane, è comunque un punto delicato. E una volta che avremo finito, le orecchie potrebbero rimanere un po' arrossate. Ok, abbiamo finito. Stella adesso ha le orecchie pulite. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e seguitemi anche sui social. E ci vediamo prestissimo con un nuovo video.